All'ingresso dell'hotspot di Lampedusa dove in visita? Non è solo un piano per Lampedusa, è un piano per una gestione più ordinata di quello che vedete che parte da Lampedusa. Ci stiamo lavorando, noi confidiamo che già a breve, nei prossimi giorni, riusciamo appunto ad assicurare una gestione più ordinata di tutto questo. Ma nel presupposto che l'obiettivo del governo è quello di portare a compimento quanto prima quello che si sta facendo anche in ambito internazionale, perché ovviamente trovino limitazione alle partenze e tutto questo non si verifica, almeno non nelle dimensioni come viene visto. Su questo ci sono le richieste dall'Europa di Weber soltanto, di un accordo con la Tunisia, di un piano per limitare gli sbarchi. Tajani ha detto sì, facciamo questo piano, Said probabilmente chiederà dei finanziamenti per questo, a che punto siamo? Beh, questo se ne sta occupando il Ministro degli Esteri, come ha detto, che si occupa di queste dinamiche. Io a breve avrò i contatti anche con il mio omologo, ce li ho già telefonicamente, ma ci vedremo di persona, quindi sono processi che stiamo portando avanti con convinzione, con fermezza. Nello stesso tempo però dobbiamo lavorare su due piani, perché l'arrivo, la fase acuta degli sbarchi non ci consente di perdere tempo, quindi abbiamo questo doppio binario, lavoriamo per una soluzione di lungo periodo che, come dicevo, non può non incrociare quelle che sono queste iniziative in ambito internazionale, ma nello stesso tempo lavoriamo, soprattutto sono qui per questo, incontrerò il sindaco, sono qui col commissario per lavorare a realizzare al più presto gli effetti di questo piano per una gestione più ordinata. Ministro, si teme un aumento degli sbarchi dopo la crisi del Sudan? Beh, è un dato che è temuto, i sudanesi sono già una nazionalità che registra delle presenze attraverso questi sbarchi, chiedevamo proprio questo anche agli esperti, insomma, i tecnici che sono dentro, è uno degli eventi temuti, vedremo anche questo. Pianificherà qualcosa il governo a riguardo? Pianificherà qualcosa il governo? I sudanesi, insomma, se determineranno un incremento degli arrivi per quanto riguarda quella nazionalità, non fa differenza per noi, la tratteremo insieme a tutti gli altri. Quindi ecco. Il piano prevede due navi per portare via i migranti, basteranno con questi flussi? Il piano prevede una gestione più ordinata, che è complessiva, non si riduce solo alle navi, non si riduce solo alle navi, che chiaramente, come dice lei, potrebbe non bastare, quindi dovrà essere un piano più complessivo, chiaramente richiede dei giorni, ci stiamo lavorando sul utilizzo di navi per svuotare progressivamente, già stiamo facendo qualche cosa, ripeto, ci avviciniamo progressivamente, insomma, ad una gestione più ordinata. Da Ministro dell'Interno, 3.000 migranti in tre giorni, in questi giorni, una crisi così forse sull'hotspot non si era vista nemmeno a Pasqua, per proporzioni, per... Sì, ma più in generale, noi stiamo vivendo una fase epocale, insomma, della crisi migratoria, quindi della crisi, insomma, di tutto ciò che c'è dietro a queste crisi migratorie. Quindi la grande sfida è proprio di riuscire ad affrontare una fase che è definibile come epocale. One question for German television, please. Do you feel there's enough support by the European Union and especially by Germany? Se c'è il supporto dell'Unione Europea e della Germania sulla... C'è nella condivisione obiettivi, orientamenti che sempre di più avviene nei contesti europei, però ecco, l'incalzare degli eventi fa sì che noi comunque ci predisponiamo a fare qualcosa come governo italiano. Poi speriamo che anche in chiave europea prima o poi ci possa essere una soluzione più strutturale, insomma, a quello che è questo fenomeno e questo impatto che c'è sull'Italia di questo fenomeno. Grazie. Quello che avete sentito è il ministro Matteo Piantedosi, che in questo momento sta lasciando il centro di accoglienza per dirigersi in comune, dove avrà un appuntamento con il sindaco proprio per parlare di questa questione. In poche parole, riassumendo, ha detto che il piano verrà realizzato nei prossimi giorni e che il piano prevede soprattutto una riorganizzazione per cercare di portare queste persone, i migranti che sono qui nel centro di Lampedusa che vi abbiamo fatto vedere prima, il prima possibile via dall'isola e quindi nei centri di accoglienza del resto d'Italia. A voi la linea.